una famiglia milanese. Un giorno sei andato in gita sulla pista ciclabile di Robecco, cosa è successo? È successo praticamente che a un certo punto abbiamo incrociato una signora sempre anch'essa in bicicletta che arrivava dall'altra parte, ci siamo toccati col manubrio, sfortunatamente io sono caduto sì sulla strada, però lei è caduta nel naviglio disgraziatamente, è stato un incidente. Oggi Daniel Pedrazzoli ha 20 anni ed è precario in un call center. All'epoca dei fatti ne aveva solo 12. La sua famiglia, composta da papà Claudio, soccorritore stradale, mamma Angela, colf, e il fratellino 15enne Luca, studente, rischia ora di finire sul lastrico. Il tribunale ha ritenuto i genitori di Daniel colpevoli per non avere dato al figlio un'educazione adeguata e li ha condannati a risarcire 200.000 euro ai parenti della vittima. In data 4 aprile 2010 mi arriva questa sentenza esecutiva entro decisione di pagare questi 200.000 euro, altrimenti sarà fatto un pignoramento dell'immobile. La casa della famiglia Pedrazzoli, che rischia di essere pignorata da un giorno all'altro, si affaccia proprio su quel naviglio grande in cui è affogata l'anziana. La pedalata da Milano a Magenta era stata organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice ed era coperta da un'assicurazione. E proprio solo la parrocchia è uscita indenne dalla sentenza. Hanno tra i 25 e i 30 anni le vittime di un grave incidente avvenuto nel Cremonese ieri sera.